Questo però un gioco di questo di però è il giudizio dei tuoi fans in qualche maniera. Ma il pubblico ci vuole un giudizio autorevole. Ci vuole un giudizio autorevole. Vediamo un po'. Chi è che può giudicare come si deve un gioco di un mago? Leo. Un altro mago. Possiamo averlo in sala, per favore? Altri maghi? Un altro mago. Un mago, diciamo, bravo, che è lì dietro. Prego, mago. Si accomodi. Venga pure. Copperfield. Volevo ricordarvi che sono io l'ospite della protagonista dell'intervista. Raul, ma che piacere. Basta che ho mal di testa. Ma che piacere, grazie per esserti liberato da tutti i tuoi impegni, anche se di martedì tu non fai mai un cazzo, giusto? Sono venuto a elevare la serata. La serata. Raul, posso dirlo sinceramente? Lui è sempre stato un mio punto di riferimento. Io ho sempre detto, se ce l'ha fatta lui ce la posso fare anch'io. E in qualche maniera io ho sempre detto, se avessi avuto una testa come la sua me la sarei fatta circoncidere. Bene, arrivederci. Facciamo cominciare. Questi due che fingono, cioè che sono in vera lotta, insomma, cioè questa è una concorrenza. Lotta che non finisce mai, nel senso che noi per la fine della teoria poi ci dobbiamo sopportare, nel senso che poi in qualche modo, non so come, ma ci mettono sempre insieme. Eh sì, capito? Incredibile. Cioè anche se non vogliamo, cioè lui non vuole, perché praticamente quando appaio io bello, elegante, simpatico, solare, e poi vedono lui rimane un pochettino... Cioè, quella ma lui è così elegante perché lo veste la moglie, perché... Fosse per lui va in giro col marsupio, coi calzini, mentre a te ti veste un Andorfei, giusto? Tutto bene, ma le scarpe non sono... Le scarpe a lui non piacciono. A me piacciono invece i tuoi calzini, complimenti. Un paio di calzini, scusa. Vedi che caldo che fa, questa è una mise estiva. Sai perché non mette i calzini? Io lo so perché diverse volte ho assistito a una scena bellissima. Perché lui usa sempre questi pantaloni a tubino. È difficile... Quando il calzino va giù, quando c'è il tubino. Il tubino, quando lo metti da lontano percepisci una figura snella. Sì, altrimenti c'è l'effetto. Allora, noi avremo tutte le carte in regola per essere dei nemici. Sì, invece siamo dei buoni amici. Anche le nostre famiglie si vogliono bene, spesso andiamo... Ogni tanto dici qualche cattiveria. No, vabbè. L'altra volta eravamo da Fazio, c'era anche Silvano, e gli ho detto, guarda che c'è Silvano. Lui mi ha detto, già faccio fatica a sopportare te. Cioè, non sono voluto andare, no. Allora, senti questo, eravamo con le mogli in macchina, a un certo punto fa ferma, che cazzo succede? Lui scende dalla macchina, da sportello scende, e vedo che lui si abbassa i pantaloni, tira su i calzini e poi si tira di nuovo su i pantaloni. Siamo rimasti di me. C'erano dei ragazzini lì in fondo tipo, che stavano fumando. E hanno visto una macchina che scende, Raul Cremona si tira giù i pantaloni, tira su i calzini. È vero, perché con i pantaloni stretti, praticamente, se tu tiri su le calze, si tirano su anche i pantaloni. Esatto. Quindi se tiri giù scendono le calze. Ecco. E tiri sui pantaloni. Allora l'unico sistema ecco, è tirare... perché non usa più i calzini per. Però vuoi mettere. Scusa.